Nelle ultime ore si sta parlando molto di Andrea Purgatori, il celebre ed amato giornalista scomparso 2 giorni fa all'età di 70 anni. Poteva salvarsi? Forse sì, almeno secondo la sua famiglia. Diagnosi e cura sbagliate, hanno denunciato in un esposto alla Procura di Roma, la quale ha aperto un fascicolo per indagine di omicidio colposo, un'imputazione molto pesante ai danni di alcuni medici di una nota clinica privata di Roma, dove il giornalista era in cura. Effettivamente, la malattia fulminante che lo ha stroncato in soli 2 mesi aveva già suscitato grande scalpore in chi lo vedeva fino a poco tempo fa ancora alla conduzione di Atlantide, il suo programma, che era un manifesto del buon giornalismo e della buona televisione in un'epoca di brutture. I familiari, nel loro esposto, hanno chiesto che venga accertata la correttezza della diagnosi refertata ad Andrea Purgatori nella clinica privata e di conseguenza la necessità delle terapie pesanti a cui è stato sottoposto. E dunque, se ci sono stati degli errori diagnostici, c'è anche la possibilità che le cure giuste siano state omesse. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il giornalista potrebbe aver sofferto di un tumore ai polmoni e una cura di radioterapia al cervello potrebbe averne causato il decesso. In ogni caso, nei prossimi giorni sarà disposta l'autopsia della salma e saranno partecipi anche i periti nominati dalla famiglia.